È tornata la Serie A. Puntata numero 50. Cosa c'è la palle? Buongiorno a tutti amici di One Football e benvenuti a questa puntata specialissima, oserei dire, vero Damiano? Eh sì. Per due motivi in particolare. Il primo lo dico Intanto io, il secondo lo dici te, va bene? vai. Intanto il primo, Zona Mista torna ad avere il suo scopo originale, giusto? Quindi quello di rivedere il weekend appena passato di Serie E A. E il secondo? secondo ragazzi, puntata numero Ci 50. siamo! Ci siamo arrivati piano piano, quattro puntate al mese, siamo arrivati alla puntata numero 50. Tra l'altro, visto che è la 50, ne approfittiamo per annunciarvi che stanno arrivando grosse, grosse novità Esatto. su OneFootball, quindi state sintonizzati che cambieranno un po' di cose. E quindi, come si diceva, è tornata la Serie A, 25esimo turno, appena passato, e ora tutte le squadre Però sono alla pari, finalmente possiamo respirare e direi di cominciare a discutere un po' di questo weekend. allora, tornata con una partita non particolarmente eccitante come Torino-Parma, però poi abbiamo visto delle partite interessanti. Abbiamo visto il Verona, Sì. partita con due espulsi, ma con un Verona che è sembrato subito in grandissima forma, e subito molto reattivo, subito molto preparato. È tornata l'Atalanta, che simbolicamente è un ritorno comunque grosso per tutto quello che ha vissuto Bergamo in questo periodo, ed è tornata subito alla grande perché ha vinto 4-1, ma c'è stato un gol annullato per fuorigioco, una traversa ha veramente asfaltato il malcapitato Sassuolo. E poi appunto avevamo la partita un po' di cartello, era Inter-Sampdoria, perché volevamo vedere come si presentava l'Inter all'appello. Si è presentato un po' 50-50, cosa dici? 50-50, sì, assolutamente, nel senso che nel primo tempo comunque si è vista un'Inter sciolta, devo dire. Si è vista una grande intesa fra i tre davanti, ma Esatto. non solo, E ho visto perché tante similitudini, se vuoi, con il gioco dell'Atalanta, capito? Che diciamo, esaltiamo sempre il gioco dell'Atalanta, nel senso che è una squadra che si conosce bene, sa dove mettere la palla, sa trovare i giocatori, e ho visto tante di queste qualità anche nell'Inter del primo tempo di ieri sera. nel Concordi? secondo però è stato abbastanza. Sì. Sì, no, nel primo tempo mi ha molto colpito l'intesa, soprattutto tra i tre davanti. Esatto. Insomma, tutti i dubbi che si potevano avere su Eriksen pian piano se ne stanno andando. Giustamente aveva bisogno di tempo per integrarsi in una nuova squadra, in un nuovo campionato, ma è un giocatore di qualità assoluta che non è in discussione. E pian piano sta trovando il suo posto e sicuramente potrà essere decisivo, come già lo è stato, però potrà essere decisivo in questo fine di campionato. Io registro fra l'altro la frase di Conte, che giustamente dice: ci sono ancora 36 punti. Bravo, Lui sì. ha Esatto, detto 39 perché l'ha detta prima partita, io dico 36 adesso perché ora ne 36. mancano 12. Però è un campionato adesso tutto da vedere. Stasera tornerà in campo la Juventus dopo aver deluso in entrambe le partite di Coppa Italia che ha giocato finora. Mercoledì rivedremo ancora in campo la Lazio, con una partita non facile comunque contro l'Atalanta. E sarà un bel Ah, esame, perché cavolo, finalmente ci darà qualche dato per capire dove stanno le tre di testa, in che stato di forma sono, e per capire appunto se la Juventus si deve preoccupare o se è passato l'inciampo della Coppa Italia macinerà a pieno ritmo. Allora, passiamo alle domande prima di passare poi alle bombe del weekend, dare i nostri giudizi al weekend appena trascorso. Partiamo con quella di Emanuele che ci chiede: potreste spiegarmi la situazione di Sarri in questo momento, Damiano? Quanta speranza abbiamo noi juventini di cacciarlo? Cacciarlo capital, in maiuscolo. Ma è sempre un po' un ritornello, però agli juventini io dico calma ragazzi, nel senso, Sarri è arrivato da un anno, non è un allenatore come Allegri, per dire, è un altro tipo di allenatore, quindi non ci si può aspettare che arrivi e faccia come Allegri, che prende da Conte e riporti subito la Juve a fare grandi risultati. Ma non perché sia un allenatore più scarso d'Allegri, perché è un allenatore che intanto ha bisogno di una rosa diversa e lui non ce l'ha. Ha
problemi col centrocampo che già Allegri aveva evidenziato, aveva detto che c'era bisogno di più qualità a centrocampo. Vuole fare un certo tipo di gioco che è diverso da quello che la Juve ha fatto fino a questo tempo. Non è un semplice cambio di modulo, è proprio un cambio di modo di giocare e quindi appunto servono i giocatori per farlo, però la Juventus lo sapeva quando l'ha preso, Quindi diamo tempo a Sarri, diamo i giocatori a Sarri da lui richiesti e poi traiamo giudizi. È normale che la Juventus possa faticare, è normale che la Juventus possa faticare dopo 3 mesi di stop e non essere lucidissima. Quindi direi che le critiche sono un po' troppo sperticate, mettiamola così, anche se di solito sono le lodi sperticate. Quindi ci vuole calma, ci vuole lucidità e capire che può anche starci di perdere qualche trofeo per strada, perché questo è un anno di transizione reso ancora più particolare dalla situazione in corso. E fra l'altro non è nemmeno l'anno in cui mettersi a fare rivoluzione, perché non c'è il tempo per far assimilare nuovi principi di gioco, perché significa in un momento in cui comunque economicamente c'è stato un impatto, insomma, sono tante variabili, quindi Certo, calma ragazzi, calma. certo. E invece passiamo alla domanda di Francesco D'Alessandro che ci chiede: Thiago Silva Fiorentina? Ecco, a proposito di situazioni particolari, mi verrebbe da dire, dato che Thiago Silva è in scadenza di contratto con il PSG, ok? Però si sta parlando di un suo possibile prolungamento di contratto per fargli finire le coppe europee, giusto? Quindi il mio dubbio qua su Thiago Silva è: vuoi vedere che quando si trovano a parlare di prolungamento di contratto di qualche mese, non parlino anche di rinnovo? Quindi Quello non lo questa so. è una prima domanda. Poi comunque le squadre che ci sono su di lui sappiamo che comunque potrebbe tornare al Milan, e in quel caso sarebbe più una scelta di cuore, diciamo, alla Ibra. Però non dimentichiamoci che anche l'Everton potrebbe fare le sue mosse e lì andrebbe a ritrovare Ancelotti. Soprattutto però sulla Fiorentina c'è una cosa da sottolineare. Il viaggio di Thiago Silva non è alla portata della Fiorentina. Thiago Silva sembra che la sua richiesta sia stata, se non sbaglio, attorno ai 9 milioni 9 di euro. milioncini, Un sì. contratto che la Fiorentina non si può permettere, ragazzi, soprattutto in questo momento, un ingaggio troppo pesante. Quindi lo escluderei. Infatti, la notizia che è uscita fuori è stata proprio: sì, c'è stato un contatto, ma si è subito raffreddato una volta che il giocatore ha reso note le sue richieste per l'ingaggio. Quindi direi di no. Si è raffreddato proprio. Ok, vai. Famoso gelapalle. Allora, va bene. Passiamo Bombe? invece alle bombe. Bombe, bombe, bombe. Miglior gol, Allora, miglior secondo gol te? io dico tutti e due quelli dell'Inter. Il primo per costruzione, Hanno c'è un fatto una 1-2 costruzione. tra Lukaku e Eriksen meraviglioso. Ma anche il secondo, perché Sì. quel tocco che fa Candreva inserendosi, quelli sono il marchio di un'intesa ottima di squadra. Quindi se riescono a portare quell'intesa sui 90 minuti, l'Inter può assolutamente rientrare in gara per il campionato. Sono due bei gol anche da vedere. A me piacciono le azioni costruite, quindi applausi. Tu? Io invece dico il secondo di Di Carmine dell'Hellas Verona. Ha tirato una botta, non so come ha Ah, fatto, bella però linea. è esatto. Io ti dico che fra l'altro, visto che mi piacciono i gol costruiti, ero indeciso perché volevo mettere il primo di Di Carmine. Non per Di Carmine in sé, ma per quello che fa Lazovic. È una cosa poco visibile forse, ma andatevelo a rivedere. Lazovic riceve la palla sulla fascia, guarda in aria, vede solo due giocatori, non crossa, la ripassa ad Amrabat. Amrabat prende la pressione, la ripassa Lazovic. Lazovic vede che stavolta ha più numeri in area, crossa e Di Carmine segna. E quindi miglior giocatore, magari uno di questi? Sì, Io dico Amrabat. ok. Amrabat sembra che non si sia mai fermato, che per 3 mesi abbia continuato a Ah. correre. Magari ha cominciato a fare i giri di campo di nascosto tutte le notti durante. Però è stato. Ha fatto una partita pazzesca. Se
Il Verona ha resistito in 10 uomini anche grazie a lui. Bello, 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 una grande Ok. prestazione. Io invece, miglior Tu. giocatore, dico Eriksen, che finalmente secondo me si è visto un Eriksen degno del suo ruolo e del suo nome. Come Cosa dici? dicevamo, sta Sta entrando. entrando. Ci voleva un po' di tempo, si sapeva fin dall'inizio, ma finalmente comincia a dare i suoi frutti, no? Questo acquistino. Miglior risultato? Io dico l'Atalanta per quello che abbiamo detto prima. Intanto, vabbè, 4-1 è una bella dichiarazione di intenti. Noi ci siamo tornati e poi, insomma, è un po' un acuto che la città di Bergamo si Ok, meritava. invece io devo dire Inter, nel senso che adesso finalmente si è piazzata lì a meno 6, meno 6 non sono un abisso, come ha detto anche Antonio Conte, e credo che sia un buon punto di partenza adesso per affrontare questi ritmi intensi, insomma ci voleva una vittoria, anche se sofferta ci Bisogna voleva. evitare quei blackout. Sì, certo, Con la totalmente. Sampdoria riesci a sfangarla, Va bene, momento di mentre follia. io non ho visto veramente i momenti di follia, perché In vabbè, campo no. Verona-Cagliari ci ha avuto due cartellini rossi, ma sono stati due falli di gioco, Sì. insomma, non è stato nulla di particolarmente Non sono folle. stati i rossi alla Rebic di Coppa Italia, Esatto, ecco. non c'è stato un bel tentativo di decapitazione all'arma bianca. Ok. Quindi io direi di andare su una cosa fuori dal campo, ovvero la notizia che Balotelli viene reintegrato al Brescia dopo Ta 2 settimane di passione in cui abbiamo visto minacce di licenziamento, richiesta di rescissione del contratto, Balotelli rimandato indietro, Balotelli che fa causa al Brescia, invece nulla di fatto. Non credo che Balotelli rimarrà anche per la prossima stagione, anche perché vedo veramente difficile che il Brescia riesca a salvarsi, ma almeno avrà Balotelli su cui contare per queste Aha. ultime giornate, e Balotelli ci regala l'ennesimo momento di follia della sua carriera. E Grazie Balo. Va bene, grazie Damiano. grazie a tutti che ci avete tenuto sempre compagnia in queste 50 puntate. Era l'anno scorso quando iniziavamo nello studio in un formato diverso, abbiamo cambiato tante cose, abbiamo cercato di migliorare. Ma ci fa sempre piacere che siete sempre pronti a commentare, a dirci la vostra, e ci fa sempre piacere quando lo fate, anche quando non siete d'accordo. Soprattutto Quindi quando siete d'accordo, anche perché lì nascono i punti di discussione, poi, no? E quello è assolutamente. interessante. Quindi grazie ragazzi, continuate a lasciarci i vostri feedback nei commenti qua sotto. Restate sintonizzatissimi perché, come ha detto Damiano all'inizio, ci saranno tante novità, soprattutto a partire dalla prossima settimana. Quindi adesso vi auguriamo una buona giornata. Ciao ragazzi. Ciao!